Io ringrazio ancora professor Maffei di aver voluto partecipare alla nostra adunanza e l'invito a tenere il suo discorso sul tema arte, scienze e pensiero creativo. Buongiorno. Veramente sono, non dico onorato, ma molto contento di essere in questa bella città, in questa bellissima accademia. E ringrazio il presidente Danieli. Il titolo del mio discorsetto è un po' stato suggerito da lui, quindi un po' delle colpe vanno anche a lui. Veramente vi sono grati, tanti amici qui. Cosa dirvi? Parlerò appunto, venendo da Pisa, non posso, diciamo, non portare anch'io un messaggio a Galileo Galilei. E vi mostra appunto quella che si pensa essere stata la sua casa, qui a Pisa, vicino alla prefettura. E qui ci vede, vedete, c'è una lapide che poi si vede meglio dove c'è scritto Casa Mannati, la madre di Galileo Galilei, casa natale 15 febbraio 64. È vero che Galileo si è formato a Pisa, medicina, fisica, matematica, e ricordo che quando ancora ventenne, ricordo, ce l'ho letto, che quando ancora ventenne cominciò il suo corso di matematica, disse una cosa importante che poi impronterà tutta la sua vita. E disse: non dire mai cose che poi non puoi dimostrare. Questo è Galileo Galilei, scienza ed arte. Insomma, non a caso l'ho ricordato perché anche il mio titolo è Scienza ed arte. Chi più di Galileo Galilei ha messo insieme la scienza e l'arte? È proprio un uomo, diciamo, che aveva studiato medicina e poi scriveva poesie, fisica e poi la matematica e poi tutte le scienze sperimentali. Quindi un uomo, diciamo, della cultura trasversale, alla quale forse anche noi in parte dovremmo ritornare perché per rifare l'uomo, per rifare il cittadino, diciamo, a tutto tondo. Io voglio ricordare di Galileo Galilei anche la sua, diciamo, capite bene? La sua, diciamo, passione per la pittura, perché lui era iscritto all'Accademia del Disegno a Firenze fin da giovanissimo e conosceva tutti questi pittori, pittori del tempo. Fra l'altro, insomma, il più noto che conosceva era il Cigoli, era il tempo, diciamo, del Caravaggio che muore nel 1610, il tempo del la pittura teatrale, il tempo delle luci, il tempo dove le ombre e le luci facevano, diciamo, lo sfondo e la pittura. E lui tutte cose, queste cose, diciamo, le sapeva, perché era un pittore dilettante e i suoi acquerelli, quelli che compaiono nel Sidereus Nuncius, sono molto pregiati. E voglio ricordare questa Madonna nella Cappella Paolina a Santa Maria Maggiore che aveva fatto il Cigoli. E la voglio ricordare per i piedi della Madonna, diciamo, che è sulla Luna e che non è la Luna splendente e liscia che allora si ricordava, ma come dice il Cesi in una lettera che scrive a Galileo Galilei nel 1612, gli dice: Vostra Signoria, lo chiama Vostra Signoria, Vostra Signoria noterà che il Cigoli ha dipinto la Luna come descritta da voi, con i merletti e le isolette. Pare così, ecco. E la Luna non era affatto appunto dipinta così prima di Galileo Galilei, quindi questa unione di scienza ed arte, che non è appunto solo limitata, diciamo, a questa influenza che lui aveva avuto sul Cigoli. Perché vedete, questo, se io vi faccio vedere questo tipo di illusione,
in cui se la luce viene dal basso, dall'alto, vedete, diciamo, queste pallette, diciamo, o rilevanza o vedete in cavità. Si può giocare con la luce, quindi, per fare il rilievo, per fare quello che lui chiamò poi nel Sidereus Nuncius altissimo Montium Iuga o le cavitates. E si pensa, almeno molti interpretano, e anch'io interpreto, come anche specialista della visione, che forse questa sua conoscenza che lo aiutò a interpretare, diciamo, quello che lui vedeva al cannocchiale sulla luna, le cavitates e i monti, che gli altri non avevano visto. Non avevano visto perché esiste, diciamo, quella che potrei chiamare una visione retinica, sensoriale, diciamo oggi si direbbe con un'espressione più moderna, bottom up, che era quella con cui guardavano tutti, diciamo, con in testa la concezione aristotelica, e una visione corticale, che chiameremo, diciamo, top down, in cui Galileo guardò la Luna, sapendo quello che poteva succedere, conoscendo il gioco delle ombre e il gioco della luce, ecco. E questo fece lui. Questo è il suo acquarello, vedete, questa è l'ombra e la cavità, e questo è quello che si vede in una visione, diciamo, fisica. E vedete che è molto simile, lui l'aveva solo ingrandita, penso per ragioni pedagogiche. Quindi Galileo, Galilei, scienza ed arte. Ma come succede che a certi uomini vengano certe idee e a certi altri no? Ed ecco allora il fenomeno, diciamo così, misterioso, un po' miracoloso, della creatività, l'uomo creativo. Come vengono le idee? Ecco, come Galileo rivoluzionò il mondo? Ecco, come la sua maniera di pensare, diciamo, di affrontare proprio la visione del mondo fu, diciamo, un miracolo, insomma, il metodo, una nuova visione, un nuovo paradigma, direbbe il Kuhn, ma proprio un paradigma più grande di tutti. Pensando a questa possibilità che ha l'uomo, ovviamente dobbiamo pensare che l'uomo ha forse più corteccia degli altri animali. E se si pensa alla parte più frontale, prefrontale della corteccia, si guarda, come vedete in questa figura, diciamo, la corrispondenza con gli altri animali, c'è infatti una percentuale di più corteccia frontale e prefrontale, ma quantitativamente veramente non è molto impressionante. E anzi si pensa da recenti ricerche che sia meno anche di quello che si credeva. Ma forse sono le connessioni, sono l'insieme dei mediatori chimici, sono il gioco delle sinapsi, quello che, diciamo, si chiama oggigiorno il connettoma, diciamo, le connessioni, la macchina così come è fatta. Però vi dico subito che ricerche, diciamo, americane relativamente recenti, di un paio d'anni fa, e anche nella storia si è sempre creduto che la creatività non sia così legata all'intelligenza. Ma anche queste sono ricerche che non so quanto sono convincenti, perché l'intelligenza ha diverse sfaccettature. Pensate, diciamo, a Frames of Mind del Gardner, che parla dei 7 tipi di intelligenza. Ed è vero, c'è chi è bravo a scrivere, c'è chi è bravo invece a disegnare, c'è chi è bravo nelle relazioni sociali e così via. Quindi c'è chi è bravo appunto nella matematica. E quindi è difficile dire non corrisponde all'intelligenza. Quale intelligenza? Si dice che la creatività è qualcosa di strano nell'individuo, il pensiero divergente. Però anche pensando alla creatività, io voglio dire che la creatività vale anche quando riceve in un tempo, in un luogo, diciamo, una società che l'accoglie. Pensate alla Firenze del Rinascimento,
Eh sì, è vero, c'erano tutti questi geni, ma c'era anche la banca, e c'erano i mecenati, e c'era una società, c'erano le botteghe, e dove andare a bottega era anche far carriera. C'era tutta una società pronta ad accettare quello che veniva fuori da queste menti. Altrimenti anche il pensiero creativo può rimanere silenzioso. Ecco, questo abbiamo già detto. Io definirei, diciamo, un senso più fisiologico, saltando di palo in frasca, diciamo, la creatività come un incontro fra la fantasia, e quando si pensa alla fantasia si pensa all'emozione, e allora si pensa all'emisfero destro del nostro cervello, un po' approssimativamente, diciamo, alle immagini sempre nell'emisfero destro, e poi a tutto questo lavorio che passa all'emisfero sinistro, l'emisfero, diciamo, temporale, l'emisfero seriale, come si dice, dove l'emisfero del linguaggio, dove le parole vengono una dopo l'altra, mentre nell'emisfero destro, se si pensa alle immagini, si ha tutto un arrivo in parallelo, dove il naso, la bocca, il mento di una faccia arrivano insieme e hanno anche la prepotenza di dire: questo è vero perché è un'immagine. Ecco, questo è, diciamo, si può pensare che questo sia l'inizio, diciamo, della creatività, un'immagine, qualche cosa che è in mezzo, fantasia e poi pensiero, che è stato ben descritto dal Leopardi quando descrive come faceva nelle sue liriche. Diceva: scrivo giù prestissimo, diciamo, quattro versi, ma poi occorrono mesi, la lima. Ecco, il prestissimo sarebbe l'intuizione, il pensiero rapido, si dice oggi, usando la parola del Kahneman. E invece la lima sarebbe la razionalità, il pensiero sinistro, diciamo, la rifinitura. Io voglio, entrando più specificamente a parlando della sensorialità, trascurando moltissime cose che non ne abbiamo il tempo, soffermarmi su quattro proprietà di questo pensiero creativo, che sono la proprietà sensoriale, la proprietà di atteggiamento giovanile, l'imprevedibilità e l'inconscio, il fatto che viene senza accorgersene. Ma cominciamo dal primo, il sensoriale. Molti autori descrivono, diciamo, che le loro intuizioni, soprattutto gli scienziati, pensiamo a Stein, Watson e Crick, Kekulé con il serpente che si morde la coda per pensare all'anello benzoico, 1865, appunto tutte queste cose a immagini, e a Stein che pensava di poter violare nel tempo, e pensava a sensazioni propriocettive dei muscoli, tutto è senso, appunto, come avvenisse qualche cosa, diciamo, di strano, un'immagine che arriva, è descritto, diciamo, in dettaglio da tutti quelli che hanno avuto queste sensazioni, soprattutto, direi, non solo, ma soprattutto gli scienziati. E come allora non ricordare Dante, che proprio lo descrive in maniera, con le sue parole, diciamo, che hanno il senso del definitivo, o immaginativa, che ne rube talvolta si di fuor com, non si accorge perché d'intorno suona in mille tube, chi muove te se il senso non ti porge. Ecco, tutto viene dalla sensazione. Questa sensazione, immagini che innescano, diciamo, il pensiero. Immagini che innescano il pensiero, che certamente, diciamo, sono alla base, diciamo, del pensiero creativo e dell'opera, richiamano però anche una nostra riflessione, che qui ci invita Calvino a ripensare, specialmente nel mondo moderno, dove le immagini dominano, si pensi ai mezzi di comunicazione, si pensi alla televisione. E già Calvino pensava all'infestazione dell'immagine, in quanto, in particolare mi riferisco alla televisione, sono immagini che affondano, diciamo,
infestano, per usare la parola di Calvino, il nostro cervello, che viene come, diciamo, tutto occupato, va in saturazione dalle immagini, e sono immagini in fondo che vengono date, alle quali non si può dare neanche risposta, perché la televisione è un vate che parla ma che non ascolta, ecco. E secondo me questa invasione delle immagini che vengono da questi mezzi possono addirittura, diciamo, infastidire, se non deprivare della fantasia, perché è tutto già occupato, ecco, è tutto già occupato. Si potrebbe parlare con Calvino di una terapia delle immagini. Io vedo, appunto, me ne sono occupato molte volte, che tutta questa affluenza di immagini, particolarmente la televisione, è veramente patologica, patologica proprio nella costruzione dell'educazione del cittadino. E mi riferisco al Popper, che diceva che la TV può essere pericolo per la democrazia. Io aggiungerei, appunto, che può essere pericolo anche per la fantasia. Passerei però ora a trattare la seconda caratteristica della creatività, e che è il voler rimanere bambini. E lo dicono tutti, insomma, c'è questo di volere essere infantili. E Piaget diceva: se volete essere creativi, rimanete in parte bambini. Con la creatività e la fantasia che contraddistingue i bambini prima che siano deformati dalla società degli adulti. E Picasso scriveva: a 4 anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato tutta la vita a imparare a dipingere come un bambino. Rimanere bambini. Questo, appunto, a un fisiologo che si occupa, appunto, dello sviluppo come me, ovviamente non sorprende, perché nel bambino il cervello è un cervello potentissimo, è un cervello molto più potente dell'adulto. Potenzialmente il bambino è tutto. Esiste questo periodo che noi chiamiamo periodo critico, all'inizio, diciamo, nei primi anni, diciamo fino all'adolescenza, in maniera così grossolana, che il cervello è estremamente plastico. Plastico significa che è influente a tutto, può cambiare funzione, può cambiare struttura. Io penso proprio che un messaggio importante che ha dato le neuroscienze a questi ultimi, diciamo, 20 anni, non molti, che il cervello del bambino, ma poi vedremo anche dell'adulto, può, diciamo, cambiare struttura, anatomia, sotto l'influenza degli stimoli. E quindi diventa importantissimo il fenomeno stimolo nel bambino, e l'educazione quindi assume un problema veramente imponente. Bisogna ricordare, lo dico sempre per come una battuta, che il bambino, diciamo, un bambino, diciamo, nella corteccia prefrontale e frontale, a 2 o 3 anni ha 3 volte più sinapsi dell'adulto. E le sinapsi sono il punto cruciale del cervello, dove là si distinguono se i messaggi passano e non passano. Dunque, è il punto cruciale di lavorio del neurone, ecco. Quindi, come dico sempre, quando uno porta un bambino dal pediatra, si ricordi che il pediatra ha 3 volte meno neuroni del bambino. Per dire la potenzialità del cervello del bambino, ecco, la potenzialità del cervello del bambino, l'enorme plasticità, può cambiare, diciamo, la sua maniera di funzionare, e quindi diventa anche l'educazione come problema, ma anche come pericolo. Voglio poi passare a una terza proprietà, che è la proprietà dell'imprevedibile. L'intuizione, l'idea viene, ma non si aspetta. E come dicevano i greci, viene Minerva e suggerisce qualche cosa che si deve fare, e che allora viene fatto. È la stessa cosa che si ripete. L'uomo aveva intuito che questo qui del suggerimento di qualche cosa, degli dèi, che saranno dèi o chi sarà, che viene, ma non è prevedibile. E questo
diciamo, è un problema su cui dal punto di vista, diciamo, neurofisiologico mi vorrei soffermare. Vedete, lo diceva Jean Nietzsche, bisogna avere un caos dentro per di sé per generare una stella danzante. Questo è l'innesco, diciamo, al mio pensiero. Al mio pensiero che è quello, diciamo, che ora cerco di spiegarvi, diciamo, il rumore cerebrale. Se io vado, ed è una cosa che io in parte ho fatto, supponiamo di mettere, diciamo, tanti elettrodi nel cervello di un animale, ma è stato fatto anche nell'uomo, e di vedere tutto quello che succede nelle diverse parti del cervello. Allora osserveremo che ci sono tante scariche, tutte queste lì scaricano tutti, c'è un'attività, tutto il cervello parla, diciamo, se queste scariche degli impulsi nervosi si chiamano, diciamo, parole, per intenderci, tutte parlano. E se si va a analizzare queste scariche, si trovano che a riposo, sono tutte a caso, sono scariche a caso. E non completamente, ma si avvicinano a una distribuzione di densità di probabilità poissoniana. Cosa significa? Significa che sono eventi discreti in cui l'evento, diciamo, X non ha nessuna relazione con gli eventi dopo, X più 1, X più 2, ma neanche nessuna relazione con gli eventi X meno 1, X meno 2. Cioè, proprio, che sono distribuzioni di densità di probabilità limite, in quanto sono proprio a caso. Perché queste scariche siano a caso è un mistero. Dal punto di vista della teoria dell'informazione si potrebbe dire che più una scarica è a caso e più ha, diciamo, potenza di incamerare informazione, ma questo ci porterebbe lontano. Ora però, quando arriva il segnale, cosa succede? Quando arriva il segnale, per esempio vedo qualcosa, cosa succede? Succede allora che questa scarica a caso si organizza e viene il segnale, viene l'immagine, viene la parola, viene qualsiasi cosa. Ma cosa fanno tutte queste scariche quando il segnale non arriva? Ecco, allora io immagino che questi segnali si incontrano ugualmente, perché così è fatto il cervello, e generano quella che secondo me nell'incontro il caso potrebbe essere l'idea, l'intuizione, diciamo, ecco, l'intuizione. Come si ha nei sogni, che volete che avvenga nei sogni? Ci sono queste scariche spontanee che si incontrano e sono quelle emotive che sono che vengono quelle della corteccia, sono quelle che vengono dai nuclei della base, sono quelle che vengono dalle zone inferiori, diciamo, che pure pulsano attivamente tutte quante anche a riposo. Ecco, allora il rumore cerebrale, a mio avviso, potrebbe essere un generatore, diciamo, uno dei generatori certamente di quello che avviene nel nostro cervello. E d'altronde, diciamo, anche altri, per esempio Jean-Pierre Changer, pensa un po' diversamente, ma la storia mi sembra molto simile. Lui pensa che nel cervello genera continuamente, diciamo, supponiamo immagini, supponiamo idee, poi c'è un selettore, la selezione. Nel caos la selezione sarebbe fatta proprio dall'incontro. Quindi il rumore. Io penso proprio che il rumore cerebrale abbia una funzione importante. Se non pensate questa macchina che genera idee, che genera comportamento, se si insinuasse in un circuito chiuso continuerebbe a generare lo stesso pensiero, il pensiero fisso. Che tante volte noi abbiamo un pensiero fisso che non ci riesce a scacciare, se non intervenisse tutto questo caos, il rumore cerebrale. Ed è questo, vede, sono cose, diciamo, che si possono pensare con le tecniche moderne, ma anche in fondo Giordano Bruno diceva le stesse cose, guardate, in De Imagine, un composizione parla dello spiritus fantasticus, beh, di un mondo o golfo di forme e immagini che possono confinarsi in infinite maniere. È le stesse cose che ho detto io e che lui dice con parole più incisive. Ma poi c'è un'altra proprietà, l'ultima proprietà che voglio analizzare, è che la proprietà che queste intuizioni, questi suggerimenti di Minerva vengono, ma non sono previsti, ma neanche ce ne accorgiamo. Diciamo, sono inconsci,
inconsapevole, sono al di fuori della nostra volontà. E allora qui conviene ricordare molte cose che noi sappiamo del sistema nervoso, di queste attività elettriche che sembrano avvenire molto prima che noi pensiamo le cose. Ora che ci sia un'attività elettrica cerebrale prima che io muova la mia mano come un dito, qualche cosa, o che chiuda gli occhi o dica una parola, allora questo non è sorprendente, perché ci deve essere pure dei neuroni che si attivano per far muovere il mio dito e la mia mano. Ma questi esperimenti di un tale, il Libet, che sono dell'83, quindi ormai vecchi ma ripetuti, ci dicono che anche questa attività elettrica comincia prima che ci venga in mente qualche cosa, ecco. E ci sono degli esperimenti precisi che dicono, ecco, prima che ti venga in mente qualche cosa, 200 o 300 millisecondi prima, qualche cosa si muove nel cervello, come se venisse fuori dal di dentro, diciamo, qualche cosa che si muove. E Libet pensa all'inconscio, siamo, abbiamo a Freud, Jung, questo tipo di cose qui, e se non si vuole pensare proprio a Freud e Jung, a me mi viene in mente più semplicemente, diciamo, De André, quando dice che i fiori nascono sul letame, e il letame è proprio la concezione, diciamo, freudiana dell'inconscio, e non sui diamanti. Ma a un certo punto si può dire, perché avvengono queste intuizioni a certe persone e non a certi altri? È una cosa un po' strana però queste persone a cui vengono le intuizioni sono persone particolari. Pensate ai ricercatori, pensate agli artisti. Sono persone dedicate, che io chiamo monaci. Monaci distinguendoli della bellezza e della conoscenza, che poi hanno la maniera di ragionare nella stessa maniera. Ecco, che pensate ai ricercatori, i ricercatori di oggigiorno, i giovani ricercatori che dedicano quasi senza stipendio, senza fondi, la loro voce a ricercare, o gli artisti, che proprio senza nessun reward, si diceva oggi, si direbbe oggi, dedicano la loro vita, cosa fanno? Sembra che aspettino, si direbbe in stand-by, aspettare qualche cosa, l'idea. E allora appunto mi è venuto in mente di citare proprio il Faust, perché anche Mefistofele dice al suo studente: «Grau teurer von ist alle Theorie und gruen des Leben golden Baum». Le teorie sono tutte grigie, ma l'albero della vita, diciamo, l'albero d'oro della vita è verde, diciamo, quindi vivi. E invece lo studente, il ricercatore, l'artista si vende, aspetta lì, dalla sua vita come in aspettativa, diciamo, dell'idea. Si vende, venderebbe tutto per aspettare la vita, vende praticamente la sua vita perché Mefistofele gli conceda l'idea, il Margherita e tutto. E questa è certamente la concezione del ricercatore e dell'artista, che ha sempre questa vita strana, che si ritira di qui o chi mostra qualche bizzarria, ma c'è sempre qualche cosa, insomma, che lo distingue. Ci sono poi punti che voglio ricordare brevemente, sono alla fine della mia cosa, se no mi brontola, che anche la patologia ci indica almeno qualche meccanismo, ecco, che può essere alla base dell'intuizione. E che sono venute fuori ora, diciamo, in questi ultimi anni, in cui, per esempio, si è notato che nella dislessia, quindi linguaggio, quindi lobo sinistro, in queste persone che hanno dislessia ci può essere una immaginazione maggiore, soprattutto dal punto di vista visivo, ecco. Perché? Perché si libera, come si dice, l'inibizione del lobo sinistro sul lobo destro, si parla di un equilibrio fra i due, e si libererebbe quindi il lobo sinistro. Poi
l'inibizione è venuta fuori in questi ultimi proprio anni come un meccanismo essenziale nella regolazione cerebrale. Una volta si credeva che l'inibizione fosse come un freno per evitare, non so, gli attacchi epilettici, questo tipo di cose qui, per frenare le scariche che, aberranti. No, invece l'intuizione, anche questo, ma è un meccanismo per la plasticità. Quando si diminuisce l'inibizione, si ritorna bambini, ecco questa storia del ritornare bambini. E anche questo gioca con l'inibizione. L'inibizione nel cervello aumenta con l'età. Allora, questo succede anche negli idiosavant, che sono spesso autistici. 30% di essi sono autistici, hanno queste strane proprietà, meravigliose, diciamo. E anche qui si parla di alterazione dell'eccitazione e dell'inibizione. E così via. Ma prendendo spunto dagli autistici, vi ricordo questo che molti ricorderete, che è la storia di Nadia, una bambina, diciamo, che veniva dall'Ucraina, che era emigrata a Manchester, bambina, con i suoi genitori emigrati, poveri, e non parla. A 2 o 3 anni però comincia a dipingere queste cose qui meravigliose, vedete, e non parla. E poi questi 3 anni, e poi guardate queste cose, Nadia, 6 anni, guardate questo cavallo, questo gallo, fantastico, insomma. I bambini alla sua età, questa è la media dei bambini, disegnano invece così. Cresce questa bambina, peggiora, la madre muore, insomma, queste storie tristissime, orfanotrofio. A 7 anni comincia a parlare, non ha più dipinto. Come se questa, il lobo sinistro avesse ripreso potenza, secondo l'inibizione che ne dà Uta Frith, che è una neuropsicologa molto nota. È chiaro, non parla più. Credo che sia sempre vivo, perché faceva poi l'impiegato postale a Manchester. Ma la patologia può suggerire anche altre cose. Suggerire, per esempio, che anche nella depressione ci sono queste alterazioni fra eccitazione e inibizione, chiaramente, che possono essere soggetto, diciamo, di strane combinazioni nel cervello. Ma mi voglio soffermare un attimo, proprio un attimo, sui surrealisti. Surrealisti che fuggivano da ogni senso, insomma, della routine, perché il cervello che fa la routine non può essere un cervello creativo, ovviamente, deve essere libero, aspettare, in stand-by, per aspettare Minerva. E questi sono, insomma, da Breton, eccetera, tutte queste cose, la scrittura automatica che vi risparmia, questa ricerca, diciamo, della libertà di scrivere, di dipingere nella maniera più libera, assume il suo culmine, a mio avviso, nei cosiddetti irascibili di New York, cioè l'action painting. E qui c'è una fotografia, ve ne ricordo alcuni, ecco, che alcuni non me li ricordo. Questo è Pollock, questo è Rocco, questo chi è, non lo so, mi sembra che sia Goodman, e altri. Ma mi soffermerò su Pollock, perché Pollock veramente ebbe una vita così strana, così bizzarra, così droga, tutto, ma è lui che vi racconta la sua storia. Yet Pollock produced a body of work which broke with European tradition and helped found the movement which made Americans the new leaders of the international art world. My home is in Springs, East Hampton, Long Island. I was born in Cody, Wyoming, 39 years ago. My painting is direct. I usually paint on the floor. I enjoy working on a large canvas. I feel more at home, more at ease in a big area. Having the canvas on the floor, I feel nearer, more a part of the painting. Sometimes I use a brush, but often prefer using a stick. Sometimes I pour the paint straight out of the can. I like to use a dripping, fluid paint.
of painting is a natural growth out of a need. I want to express my feelings rather than illustrate them. Technique is just a means of arriving at a statement. Modern artist is living in a mechanical age, and we have mechanical means of representing objects in nature, such as the camera and the photographs. The modern artist, it seems to me, is working and expressing an inner world. In other words, expressing the energy, the motion, and other inner forces. Would it be possible to say that the classical artist expresses his world by representing the objects, whereas the modern artist expresses his world by representing the effect the objects have upon him? Yes, the modern artist is working with space and time and expressing his feelings rather than illustrating. Mi ha mostrato, perché sono molto affezionato a questa voce, che quest'artista che poi dice cose molto interessanti, questa unica intervista che ha dato, facendo vedere anche come disegnava proprio, è l'unica volta che l'ha fatto. E io avevo interpretato, diciamo, riferendomi a questo pittore, che perché lui dipinge così, ecco, sul pavimento e danza intorno a questa tela. E cosa dipinge? Questa attività proprio libera del braccio, che sembra libera, ma è così libera? In realtà non è libera, perché con la tecnica dei frattali sono andati a analizzare questo apparentemente rumore, diciamo, che nella tela di Pollock, e hanno trovato invece che sono dei ritorni, dei periodi che ritornano, che poi sono banali, perché avete visto, lui danza intorno alla tela, va e viene, e allora io avevo posto l'idea che questa era la riversione, diciamo, il porre sulla tela non la memoria, nel senso classico della memoria, ma la memoria motoria, la memoria, diciamo, che è quella che noi abbiamo per quando si ricorda come si gira la chiave, come si nuota, ecco, la memoria, diciamo, del motoria, ecco, la memoria del movimento, la memoria. E lui metteva sulla tela, diciamo, la memoria della danza. Questa era l'interpretazione che avevo dato io. Lui muore poi in un incidente stradale, che più un suicidio, diciamo, muore a 44 anni, giovanissimo. E come vedete, la sua arte poi è scoppiata, come senso della libertà, come senso anche proprio del bello, perché a un certo punto il bello va anche imparato. E la sua voce per me è addirittura commovente. Quindi ora, diciamo, come finire, diciamo, questo nostro discorso sulla creatività? Mi piace finirlo, diciamo, con le parole di Mozart, che stranamente, come un saggio, diciamo, con parole lucide, ci descrive tutto quello che io vi ho detto. E leggete: quando sono, per così dire, completamente me stesso, completamente solo e di buon umore, diciamo viaggiando in carrozza, passeggiando dopo un buon pasto o durante la notte, quando non riesco a dormire, è in queste occasioni che le mie idee fluiscono meglio e più riccamente. Da dove e come vengono non so e non posso forzarle. Tutto questo inventare, questo produrre avviene come in un vivido, piacevole sogno. Ecco, cosa si può dire alla fine, diciamo, di queste riflessioni sugli artisti? Cosa possiamo pensare noi? Come possiamo costruire la nostra educazione? Ecco, se a me chiedessero come si costruisce, diciamo, l'educazione del cittadino, di un bambino, io direi sì, riferendoci proprio a quello che abbiamo detto, un uomo deve essere, è vero, un po' artista,
un po' scienziato, ma un po' anche niente. Grazie.